Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova reaction, io sono Ussoggi, ragazzi, siamo qui nella stream. Ussoggi, ragazzi, siamo qua per fare una reaction sui fail dei tatuaggi. Io questa cosa qui l'avevo vista già su Instagram, già avevo visto delle foto. E allora mi sono detto, perché non possiamo farci una reaction? E quindi, eccoci qua. Quindi, raga, iniziamo subito. Ok, il primissimo. Ma aspetta, ma quello di Twilight, raga. No, vabbè, ma è orribile. Avete presente tipo quando vai e dici: ah, lo faccio fare da mio cugino? È quel lavoro che ti fa. Cioè, è davvero orribile. Cioè, sono due persone totalmente diverse. Anzi, il tatuaggio sembra un personaggio di Tekken. Credo il protagonista, raga. Il personaggio di Tekken. No, no, non ha proprio nulla a che vedere con questo personaggio qui di Twilight. Assolutamente niente. Zero. Anzi, facciamo un 2 massimo. Cioè, orribile proprio. Ecco qua. Aspetta, qual è il nome? Shilin. Carissima Shilin, il tuo tatuaggio. Ma è molto più vecchia così. No, vabbè, ma raga, ma sta cosa non si può vedere. Oh, guardate i capelli. Sono spaghetti. Sono assolutamente dei spaghetti in bianco. No, no, brutto. Brutto forte. Il naso, poi gli occhi. Cioè, non ha manco le ciglia. Come sopracciglia c'ha due linee. è orribile, raga. Mamma mia, cioè, scommetto che di sicuro tutte queste persone hanno risparmiato nel fare il tatuaggio, ma di sicuro non dovranno affatto risparmiare nel toglierlo. Vabbè, a meno che tipo magari non lo coprono con altri tatuaggi, però sono ulteriori soldi. Ma porca di quella vacca, raga. Bruttissima sta roba. Wow, raga. No, raga, questa cosa. No, è bellissimo. No, no, fermi tutti. Dov'è il mio cappellino? Dov'è? Mannaggia, raga. Peccato che il cappellino non lo trovo, però c'è. È simile, più o meno siamo lì. Allora, in pratica basta, tipo, avvicinare gli occhi, no? Bisogna socchiudere gli occhi e usare un pochettino di immaginazione. Dai, più o meno c'è. Più o meno siamo lì. Ci può stare come cosa. Però non so se è un tatuaggio. Sembra quasi fatta matita. Lo spero tanto. Spero davvero tanto per quella persona che sia fatta matita. Perché sennò mi dispiace, fra. Mi dispiace, ma bocciata anche questo. Ecco qua. Questo di sicuro ha partecipato al film Mad Max, ragazzi. Guardate. O Mad Max, non so bene come si chiama, però cioè, avete preso quelle maschere strane? Con dei buchi lì per respirare. Dai. No. Quelle stelle che cos'è? Di Peter Pan. Ragazzi, sono parecchio brutte queste cose. E poi, io non sono veramente un grande amante dei tatuaggi in faccia, eh. Non mi piacciono più di tanto. Bello qua, guarda. C'è un braccio che è più grosso dell'altro. Non lo so. I denti, top. Se non se li lava nella realtà, allora, cioè, è azzeccata come cosa. Cioè, per i denti, eh. Poi non lo so. Cioè, no, ragazzi, dai. Altri spaghetti. Non lo so. Sapete chi è che assomiglia? Un pochettino, eh. Assomiglia alla ragazza di Mr. Bean, però nel cartone. Cioè, più o meno i capelli sono quelli, eh. Cioè, solo i capelli. Poi, per il resto, ni. Qui, da una parte, abbiamo una bellissima bambina. E dall'altra parte, abbiamo la bambina reale. Ma dai, raga. E ti? Cioè, questa... E ti telefono a casa, raga. Povera bambina. Ma dov'è? Se l'hai tatuato sul braccio? Sì, più o meno spalla braccio. E carissimo fratello, ti sei rovinato sia la spalla che il braccio. Porca di quella puttana. Ma poi tutte queste ombreggiature che ha fatto, dove stanno? E i capelli dove stanno? Cioè, guarda qua, una palla da bowling. È vecchia di là. Ma no, raga, non ha senso. Guardate da una parte quanto è carino con le guanciotte, capito? Dall'altra parte, piatto. Boh, non lo so. Non lo voglio sapere. Ragazzi, volete giocare a dama con me? Qua. Oppure, aspetta, quelli che lavorano alla Footlooker. No, però mi sa che hanno delle strisce. Non mi ricordo bene. Però vabbè, comunque i colori più o meno siamo lì. Ma perché devi fare sta cosa qui in faccia? Ma come fai a trovare lavoro? È più difficile, capito? Trovare lavoro è molto più difficile. Assurdo. Però cioè, io mi immagino una persona che d'un tratto si sveglia: oggi mi tatuo tutta la faccia a scacchi. Anche no, meglio di no, cioè. Manco per il c***o. Questo ha appena iniziato a fare tatuaggi di sicuro. Sì. Cioè, tremava un po'. Mi sa che era un po' emozionato mentre
stava tatuando. I colori e le ombreggiature sono fatte davvero molto molto bene. E non ci sono magari delle linee interrotte e poi d'un tratto le riprende e non attacca bene la linea. Per me questo è un 10, come minimo. È stato fatto sulla schiena. La tua schiena è migliorata di tantissimo. Sì, sì, sì. Poi quel colore rosso lì, messo lì nelle punte delle piume, bellissimo. Basta dire cavolate, ragazzi, perché non mi voglio esprimere. Non mi voglio esprimere, raga. Me li dirò. No, aspetta, non ho capito. Un Power Ranger, non ho capito. Ah, ho capito! Perché c'ha la fronte troppo alta, perciò vedi che lui si è tatuato. No, ma non ha senso. Si è tatuato tipo i capelli. Ah, ma lo dovrei fare anch'io, perché raga, anch'io c'ho la fronte enorme. Almeno tipo un disegnino qua. È geniale sta cosa. Allora, se è per i capelli, è geniale. Se è per fare qualcos'altro, tipo, cioè mi sembra, non lo so. Ma che oh! Sembra Mega Man. Chi è che guardava Mega Man, raga? Scrivetemi qua sotto nei commenti chi è che guardava Mega Man da piccolino. Cioè, capito, c'ha il casco, eh? Non lo so. Però mi sta simpatico questo. Non lo so. Boh, andiamo avanti. Ecco. Family friendly qua, zero totale. Boh. Basta, basta. Non ce la faccio più. Bello questo. Oh, raga, questo è il top. Ci vuole fantasia per fare queste cose. Tu da una parte hai una faccia, ti giri, cioè hai un'altra faccia. Sapete che cos'è che assomiglia? Avete presente tipo, è la stessa cosa che c'è in Harry Potter, quel tipo lì che si mette qualcosa in testa. Da una parte c'è una faccia, si gira, e ne ha un'altra. Però cioè è geniale. Poi la cosa bella, ti fai crescere i capelli, non si nota più niente, sei totalmente normale. Bello, mi piace. 11 qua, non 10, 11, bellissimo. Mi piace, voto 10. Ecco qua, guarda. Allora, valutiamo. I capelli sono fatti bene. Ma che c***o stai a dire? Anzi, sono quasi fatti meglio nel tatuaggio che nella realtà, cioè che nella foto. Poi, il naso e le ombreggiature, lasciamo perdere. Solo i capelli mi piacciono. Basta. Fine. Solamente i capelli. Per il resto, no, meglio di no. Meglio assolutamente no. E perciò noi ragazzi siamo arrivati alla fine di questa reaction. Se vi è piaciuta lasciatemi un like, un commento, magari fatemi sapere. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E noi ragazzi ci becchiamo alla prossima reaction. Bella raga.